In totale contrasto con la politica nazionale che parla di cura del ferro, la Regione Campania privilegia in previsione di una programmazione da attuare per dicembre 2016 il trasporto su gomma, andando contro le direttive del ministro Delrio, diversamente dalla Regione Basilicata e dall'Europa, puntando su una trasformazione dei treni per Buccino in servizi automobilistici sostitutivi e negando il diritto agli spostamenti alle persone a mobilità ridotta. Il Comitato per la riattivazione della Sicignano Lago Negro, con una nota stampa, risponde pubblicamente all'appello dell'ACAM, sul cui sito è stato pubblicato il documento con la programmazione preliminare, spiegando che in vista di Matera 2019 andrebbe potenziata la stazione di Buccino, con la fermata dei Frecciargento previsti tra Taranto e Roma, per captare gli enormi flussi di turisti che viaggeranno sulla tratta con dei link bus verso la vicina ma irraggiungibile Certosa di San Lorenzo a Padula. È giusto ricordare che attualmente se i treni fermano nella stazione di Buccino, punto ferroviario più vicino geograficamente al Vallo di Diano e al Lago Negrese, lo si deve alla decisione presa dalla Basilicata e dall'assessore trasporti della Regione Basilicata, Aldo Berlinguer, anche per via dell'interessamento dei cittadini e dello stesso comitato Pro Sicignano Lago Negro. Prima che queste linee programmatiche diventino definitive, continua il comitato, occorre scongiurare la scellerata scelta della Regione Campania e fare in modo che sulla tratta Salerno-Buccino-Potenza circolino solo treni e non autobus sostitutivi. Insomma, il Vallo di Diano e il Lago Negrese restano dimenticati ancora una volta. A tal proposito, tra gli interventi inclusi nella proposta del Patto Sud della Regione Campania è presente il ripristino della linea Benevento-Pietrelcina, mentre è assente la Sicignano-Lago Negro. Il comitato conclude con un interrogativo. Il polo religioso di Pietrelcina viene ricordato. Non ha la stessa sorte la Certosa di Padula, patrimonio UNESCO dell'umanità?